che nel bene o nel male è una città senza regole ed è ora di scriverne nuove. Quindi iniziamo a scrivere una nuova storia. E perché no, all'interno di una tensa struttura, un po' come fanno a New York, a Londra. È un'emozione sfidare un'altra Roma. È una grossa emozione, un grosso peso, e però allo stesso tempo è forse l'energia che serve per fare questo mestiere. E tu ti senti di vestire i sogni delle donne? Cerco più possibile di valorizzare la bellezza della donna. Tra le tue donne c'è anche Diane Pernet, che conosce le tue creazioni. Tra le mie donne c'è Diane Pernet, che credo che per eccellenza l'eleganza di una donna sobria, contemporanea, che non ha più bisogno di barocchismi inutili, ma che nella sua semplicità e nella sua essenza riesce ad essere quell'icona che tutti quanti ormai da molto tempo seguiamo. Parlaci della tua nuova collezione. La mia nuova collezione è dedicata ad una donna lussuosa, ma che allo stesso tempo appunto non ama i barocchismi inutili. È una collezione altamente contemporanea, perché comunque sono state utilizzate delle tecniche grazie ad un'azienda romana, si chiama Transfermania, che ha brevettato delle ricami particolari con degli strass termoadesivi applicati ad una rete brevettata che viene chiamata Rete Crystal Network. La collezione parte da un'idea che si ispira a Pamela De Pierce, che è la prima groupie girl. Capo icona è probabilmente sia questa giacca che voi vedete, che appunto il capo composto con questa rete. Se volete camminare un po' con me nel backstage, allora innanzitutto vi faccio vedere il capo icona. Ecco qui per esempio potete vedere come è applicata questa rete brevettata da questa azienda. Praticamente è la simulazione di una rete da pesca, e dove ad ogni incrocio viene messo un cristallo Swarovski. Io l'ho reinterpretata con questi segni molto 70s, quindi delle croci, delle ferite e questo. Parlavamo di gioielli, che sono di ispirazione sacro blasfemo, sono dei gargoyle impreziositi, reinventati e resi più femminili con questi fiori che vanno ad arricchire tutto quanto. Grazie mille. Mi aspetto che abbia fatto tutta la ricerca, sia ben informato e abbia creato tanto di innovazione, qualche tocco di follia. Che la sua sembra che la